Ciao King e ciao Queen, benvenuti in questo nuovo video. Sono tornata dopo tantissimo tempo e sono super felice perché sono ritornata con 300 iscritti. Vi ringrazio a tutti tantissimo. Oggi ragazzi andrò a imitare il look di Kim Kardashian, che per me è una dea perché è bellissima. Allora ragazzi, partiamo subito col fondotinta. E io uso sempre lo stesso da un po' di tempo, quello di Kiko. In realtà lei è molto scura di pelle, però se vado a fare io un make-up scuro sembro un indiano, quindi non mi sarebbe bene. Mi raccomando ragazzi, per avere un look perfetto, a sfumare anche sul collo. Ora ragazzi andiamo con la cipria. Io uso sempre la stessa da un sacco di tempo, che perché è sia accessibile come prezzo che sia come qualità, mi piace un sacco. Allora ragazzi, io andrò a usare questo bronzer di Kiko, Water Lower Magic 02. Ragazzi, dopo che abbiamo finito il contouring qua, andiamo al naso, perché lei c'ha il naso molto stretto. Comunque ragazzi, cosa ne pensate di quello che è successo con Marta Rosita e Gianmarco Lottaro? A me sinceramente non mi è mai piaciuta come idola da seguire in generale, perché comunque lei era fidanzata con Valerio Mazzei e poi si è messa con un amico di Valerio Mazzei. Cioè io in generale queste cose tra amici non le farei, quindi mi sembrano un po' prese per i fondelli. Ci sta magari la critica costruttiva, un insulto che magari su quello che hanno fatto, non sul passato o sulla famiglia, che per me non c'entra nulla, perché stanno morendo un sacco di persone, tu dovresti solo stare vicino, perché comunque avendo tanto pubblico che ti segue non puoi fare queste cose qua. Quindi io penso che ha sbagliato tanto, però comunque ha chiesto scusa, anche se secondo me era più costruttivo chiedere scusa subito piuttosto che chiederla dopo un mese, perché non ha tanto senso. Però comunque lo so che sembra molto contraddittorio questo discorso che sto facendo, però vi dirò, io l'ho iniziato a seguire dopo che ha chiesto scusa e tutto, perché mi è dispiaciuto sia per sua sorella, sia per in generale la sua famiglia, e quindi ho deciso di iniziare a seguire. Poi se mi sta di nuovo sul cazzo smetto di seguire, what is the problem? Allora, il naso non è perfetto, non è rifatto come il suo, però più o meno stiamo lì lì. Fa un caldo, mamma mia. Tra l'altro sto usando gli illuminanti che mi ero dimenticata di dirvi. Uso sempre questi di Primark perché mi trovo bene. Anche perché non ho avuto la possibilità di prenderne altri, visto che siamo stati chiusi in casa. E dei trucchi in polvere non mi fido tanto a prenderli online in caso si rompano, cose così. Però i rossetti sì, li prendo tranquillamente online. Kim Kardashian ha un make up molto glowy, quindi proviamo a farlo anche noi. Ora andiamo agli occhi, sempre con la mia bambina, che qualche giorno fa ha fatto un anno, wow, fate gli auguri. Dovremmo usare Incense e Volatile. La mia pronuncia in inglese non è perfetta, but ok. Dicevo, ieri è uscito Scam 4, io sto alla seconda puntata perché ho iniziato questo pomeriggio. E niente, in questa stagione parlano di Sana, ma io in realtà speravo che parlassero del mio fidanzato, ovvero Edoardo Incanti, però nella realtà si chiama Giancarlo Gombari, e di Ele, perché sono i miei personaggi preferiti. E secondo me se avessero fatto un'altra stagione dove ci sarebbero stati anche loro, però comunque parlando di Sana, sarebbe stata ancora più bella secondo me, perché loro, tipo, a quanto ho capito, sono in America, perché nella stagione precedente Edoardo l'avevano chiamato per lavorare in America o studiare in America, non mi ricordo. Tra l'altro, tipo il mese scorso, non mi ricordo quando, perché in questa quarantena ho perso il filo del tempo, è uscita Summertime, dove c'è Ludovico Terzigni, mi sembra che si chiami così, che sarebbe Joe di Scam, che in realtà nella terza stagione quando si è messo con l'argentina, mi è un po' scaduto, non so perché lo vedevo molto meglio con Eva. E dicevo, è uscita questa stagione dove lui è il protagonista, cioè lui insieme a un'altra ragazza che si chiama Summer sono i protagonisti, e mi piace davvero tanto, ve lo consiglio. Dove lui, tipo, in questa stagione interpreta un po' Edoardo Incanti, cioè quello tutto che se la tira, quello con i soldi, però comunque il mio fidanzato rimane sempre Giancarlo Gombari. Adesso con questo pennellino qua andiamo ad applicare un volatile.
E visto che, allora, io non ne capisco tantissimo di make-up, però mi piace truccare. Di solito mi trucco io, le mie amiche se mi chiedono se devono andare a qualche festa, non so. E lei non ha la sfumatura molto portata verso la fine delle sopracciglia, ma ce l'ha più all'interno dell'occhio, quindi proviamo a fare. A me piace Kim Kardashian perché, a parte tutto che è bellissima, stile pazzesco, vorrei avere un sacco di suoi soldi. E andiamo a sfumare verso l'alto. Infatti io tra le sorelle Jenner e le sorelle Kardashian, messe tutte insieme, perché tipo è un sacco di mescole di famiglie. Perché? Allora, c'è Kendall Jenner, Kylie Jenner, Kim Kardashian, Khloe Kardashian e non so se ce ne sono altre, però tipo mi sa che hanno tutti la stessa, tutte la stessa mamma. E io in generale tra tutte e quattro preferisco Kim Kardashian e Kylie Jenner. Ragazzi, non so se avete visto, ma penso sicuramente che l'avete visto. Andrea Davanti e Giulia dell'Ellis sono ritornati insieme. Cioè, ma di che stiamo parlando? Secondo me è proprio una presa anche questa per i fondelli. Cioè, più che altro perché mi sa, per come la penso io, che a Giulia gli piace proprio tanto essere cornuta. Cioè, se le porta proprio bene quelle corna. Certo, da fuori è facile giudicare perché non sappiamo quello che è successo, cazzi, mazzi e cose. Però, non so, prima fai un libro dove parli delle tue corna, di quello che hai passato e poi ti rimetti insieme, più che altro per rispetto per il suo grande pubblico. Oltre a fare questo libro, lo porti anche a Verissimo, dei programmi comunque seguiti da tantissime persone, e, lo fai diventare, fai un tour con questo libro e poi ti rimetti con Andrea. Cioè, almeno io se l'avessi fatto, l'avrei fatto di nascosto, nel senso non avrei gridato a 420 che mi sarei rimessa con lui, per rispetto proprio dei miei fan. Poi vabbè, sono scelte che una persona fa. Ora ragazzi, andremo con un marrone un po' più scuro di questa trousse di Pupa, non so come si chiami. Questo qua. Comunque ragazzi, se avete visto, anche Lisa Maino si è lasciata. Sinceramente, io lui in generale, dai contenuti che mette su YouTube, dalla persona che è, nel senso come un ragazzo molto, molto irresponsabile, come in generale tutti quelli della loro cerchia, li vedo molto come irresponsabili. E quindi mi dispiace tanto per Lisa. Comunque amici, in questo video non mi sto truccando, sto facendo gossip anche. Spostatevi tutti perché sta arrivando la Kim Kardashian dei poveri. Ciao, gli autografi li facciamo di là. Ora ragazzi, andiamo a mettere, riprendiamo la palette di prima. Scusate che l'apro. E mettiamo base. Però lo prendiamo con un pennello diverso, perché è pulito. E lo andiamo a mettere sotto l'arcata sopraccigliare. Comunque ragazzi, in questa quarantena io mi sono sbizzarrita con un sacco di look diversi, osando con i colori, e questi look li ho tutti mostrati su TikTok, quindi vi consiglio di seguirmi anche là, perché il Vangelo non si segue solo a metà. Adesso ragazzi andiamo di eyeliner, e io sono abituata a usare sempre questo eyeliner molto fine, perché riesco a fare la punta più perfetta. Allora ragazzi, ho messo l'eyeliner e la matita e anche un po' di ombretto sfumato con la matita. Se sentite il rumore dell'acqua è perché sono in cantina. Adesso andiamo con l'eyeliner. Prima usavo anche il primer bianco di Kiko, però l'ho finito tipo inizio quarantena. Più o meno inizio quarantena, non so se mi state d'accordo, l'inizio della quarantena con la fine dei miei trucchi. Fuck. E andiamo. Ok ragazzi, abbiamo messo il mascara, abbiamo fatto le sopracciglia e abbiamo messo il rossetto. Per le sopracciglia ho usato la mia solita pomade di Kiko e in più ho messo un gel di Wet n Wild, mi sembra. E invece alle labbra ho messo all'esterno la matita di Kiko, una matita nude, non so il numero perché si è cancellato.
mentre all'interno ho messo un rossetto che c'era nella, nella trousse di Pupa. E adesso proviamo a fare i capelli con questo gel effetto bagnato, perché lei di solito ha sempre un effetto bagnato sui capelli, fa le sfilate o quelle cose così, quindi proviamoci anche noi. Amici, siete pronti per vedere il look finale? Eccola arrivata lei, la dea, versione dei poveri. Ciao! Questo video si conclude qua. Se vi è piaciuto lasciate un bel like e fatemi sapere qui sotto nei commenti se sono riuscito o meno a imitare Kim Kardashian. Inoltre iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Mi raccomando, andatemi a seguire su Instagram e su TikTok. Un bacione, ciao!